Gara di altissima classifica al Broccardi di Santa Margherita. Sbarca infatti in un tiguglio baciato da uno splendido sole la capolista Ortonovo, che su rivali ospitanti della San Margheritese può vantare 5 lunghezze di vantaggio, ma ai tempi del recupero della gara era la San Margheritese ad essere sopra di 2 punti. 10 minuti di studio e scontro pauroso tra Janko e Landi. Il numero 11 rimane a terra tra lo spavento generale, ma dopo qualche minuto riprende il proprio posto sul settore sinistro d'attacco, ma sarà costretto a uscire al 25esimo. Timido tentativo locale 17esimo minuto col colpo di testa di Pozzo, ma sono gli arancioni a fare la partita. La prova quasi matematica è questa conclusione di Galzano 2 minuti più tardi, che chiama Landi al super lavoro. Gli uomini di camisa a tratti sono padroni del campo. Alla mezz'ora Neirotti elude il fuorigioco trovandosi solo davanti a Landi, ma il lob delizioso del pirata incoccia clamorosamente sulla traversa. Il numero 9 è un'autentica spina nel fianco per la difesa granata e al 40esimo gira di testa un cross da sinistra, ma è prodigioso il salvataggio di Landi sulla respinta. Trebini non inquadra lo specchio. L'Ortonovo va al riposo come un pugile suonato salvato dal gong e nella ripresa il copione non sembra cambiare, perché già al decimo Trebini, dopo una magia sulla sinistra, chiama Landi all'ennesima parata decisiva. Da un intervento decisivo appunto a un autentico miracolo, perché il numero 1 Spezzino al 22esimo minuto tira fuori un coniglio dal cilindro andando a togliere dall'incrocio dei pali un colpo di testa del nuovo entrato Cutugno. Il muro ospite, già vistosamente crepato, comincia a scricchiolare e cede al 31esimo minuto, quando Trebini sfonda per l'ennesima volta sulla fascia destra e c'entra per Castagnola. Troppo facile per l'attaccante locale mandare in estasi il Broccardi e trovare un vantaggio che dire meritato è addirittura riduttivo. Dopo l'1-0 l'11 di camisa continua a premere sull'acceleratore e al 41esimo è connotato di un forte apache l'assedio guidato da Neirotti e vanificato ancora una volta dallo strepitoso Landi. Finisce così 1-0, una gara stradominata dalla San Margheritese, che poteva sicuramente usufruire di un vantaggio più rotondo. L'Ortonovo torna a Spezia forte di una sconfitta che dovrebbe far preoccupare l'11 granata.